Partiamo intanto dal campionato giovanissimi B. Santa Firmina ha dominato nel suo girone, anche se poi alla fine c'è stata questa vittoria solo all'ultima giornata. È stata una cavalcata emozionante. È stata, diciamo che più di una cavalcata emozionante, insomma, nel senso, però è il giusto, diciamo, il giusto merito di questi ragazzi che veramente hanno dato veramente tutto. Se lo sarebbe aspettato andare a giocare la finale con l'altra vincente del girone B, in questo caso il Valdarno, e di riuscire a trovare un'altra vittoria che a questo punto consacra Santa Firmina campione provinciale. Bah, inizialmente diciamo che non avrei immaginato niente di tutto questo, però diciamo che si è lavorato bene, quindi ora raccogliamo i frutti. Ecco. Era l'obiettivo all'inizio stagione? Diciamo di no, l'obiettivo era quello di far bene. Quindi insomma avete superato ogni tipo di aspettativa. Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Daniele Spartà, iniziamo dalla fine, dalla partita che si è giocata sabato contro il Valdarno Football Club. Che incontro è stato? Come ci è arrivato il Santa Firmina? Santa Firmina ci è arrivato carico a mille con tutte le intenzioni di portare a casa il risultato. Una partita che ce l'aspettavamo tosta come è stata, ma fortunatamente i ragazzi sono stati molto più in gamba del solito e sono riusciti a centrare questo obiettivo che per noi è stato tanto inaspettato quanto sperato. È una bella formazione quella dei 2002, adesso siete già al lavoro per il prossimo anno, vi godete un attimo la festa. Ora godiamoci alla festa, poi il prossimo anno ci penseremo con calma. Tanto ora, poi No, sicuramente i ragazzi e i mister hanno lavorato molto bene, il gruppo era un gruppo ben assortito, ma quando si ottengono questi risultati, chiaramente ci riempiono di orgoglio, ma dietro c'è tanto lavoro e non ce lo saremmo aspettati, anche se, ripeto, è un buon gruppo, è un bel gruppo, però insomma ottenere questo è molto, molto soddisfacente per la società. non è solo il gruppo dei giovanissimi B, fiora l'occhiello del momento del Santa Firmina, perché abbiamo sentito anche Esordienti e Pulcini che hanno raggiunto traguardi importanti che li proietteranno nel panorama regionale del calcio giovanile. Sì, stiamo a fine stagione, stiamo raccogliendo molti frutti del nostro lavoro. Oltre i 2002, anche i 2003 parteciperanno alle finali regionali. Proprio stamattina sul raggruppamento di finale provinciale sono riusciti a qualificarsi. Anche questo è un gruppo di cui noi siamo molto soddisfatti perché è stato ricostruito pian piano e Angioli e Gori hanno lavorato benissimo e ora ci stiamo godendo questi risultati. Non solo, poi i 2005 fanno la finale del Sei Bravo regionale e quindi diciamo che la nostra scuola calcio cosiddetta è in piena salute.